Gli anni che precedono lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e i primi anni di conflitto bellico, il campionato si giocherà infatti fino al 1943, non sono particolarmente ricchi di emozioni. E anche con la fine della Seconda Guerra Mondiale e a partire dal 1945 una ripresa ufficiale dei campionati, abbiamo un andamento sportivamente parlando altalenante. Annate in cui si sfiora la promozione, altre in cui si rischia seriamente la retrocessione in Serie C, cosa che avverrà puntualmente nel 1951. Questi momenti sono accompagnati anche da grandi crisi economiche per quanto riguarda la gestione dell'Unione Sportiva Cremonese, ma c'è da sottolineare un fatto: nella difficoltà, nella fatica c'è sempre un lato positivo, c'è sempre un risvolto positivo, che per noi significa anche sottolineare il grande legame che c'è tra la squadra della città e i suoi tifosi, che poi sono anche gli abitanti di Cremona. E infatti, solitamente queste crisi economiche vengono scongiurate dall'intervento popolare. Attraverso collette, attraverso raccolta fondi, la società viene sempre salvata. Dicevamo che nel 1951 la Cremonese retrocede in Serie C e addirittura successivamente retrocederà in quarta serie. Qual è il lato positivo di questa storia? È che comunque l'Unione Sportiva Cremonese, grazie all'intervento dei suoi cittadini, dei cittadini di Cremona e dei suoi tifosi, non scompare. E questo non può che segnare l'intimo legame che c'è tra la Cremonese, Cremona e i cremonesi.